Ciao ragazzi, con questa nuova lezione affrontiamo il genere, lo stile musicale dell'espressionismo e della dodecafonia. Allora, mentre abbiamo visto che l'impressionismo nasce in Francia, l'espressionismo invece si diffonde in tutta Europa, ma nasce in Austria e poi in Germania. Diciamo che si esprime al massimo questo movimento durante la Prima Guerra Mondiale, quindi per esempio può essere collegato, per chi portasse la Prima Guerra Mondiale all'esame, potrebbe collegare questo, scusate, questo movimento dell'espressionismo musicale. Allora, praticamente in che cosa consiste? Nella ricerca esasperata e soggettiva nel tirar fuori nella musica le angosce che l'uomo vive nella società contemporanea. Le sensazioni e le esperienze più profonde dell'animo umano vanno messe in questa musica. Ok, quindi è una musica molto angosciante, molto, molto dissonante, come sentirete, è una musica davvero difficile da ascoltare, perché dà proprio questa sensazione di angoscia. Allora, i compositori dell'espressionismo si distaccano completamente da quello che erano le regole del passato, addirittura al punto da negare addirittura i concetti fondamentali della grammatica musicale di tutto il passato. Quindi vengono distrutti completamente tutte le regole della tonalità, dell'armonia, della costruzione della forma, del ritmo regolare. Nascono nuove forme, nuovi generi completamente nuovi. Allora, abbiamo innanzitutto la musica atonale, cioè senza più tonalità. Non esiste più il concetto di Do maggiore, Sol maggiore, cioè non sentiamo più questa sensazione di una tonalità da cui inizia un brano e questo brano va a finire in quella tonalità. La tonalità non c'è più. È come se noi ci ritrovassimo in un libro dove leggiamo delle frasi che hanno una struttura grammaticale ben precisa e questa struttura non c'è più. Non avete più le virgole, non avete più punti. Quindi voi siete persi, quasi quasi fate quasi fatica a capire il significato del romanzo perché non si capisce dov'è la virgola, dove finisce la frase, comincia la frase, ok? Poi abbiamo un genere politonale, cioè al contrario, tante tonalità tutte assieme. Quindi una stessa composizione può essere costruita contemporaneamente in due o più tonalità diverse. Per esempio, la melodia in una tonalità, l'accompagnamento in un'altra. Chiaramente c'è una cozzaglia di suoni che creano delle forti dissonanze. Poi abbiamo il genere puntillissa. Tutti questi generi che noi adesso stiamo guardando in questo piccolo paragrafetto, vanno a confluire nella dodecafonia, nel genere appunto dell'espressionismo. Il genere puntillissa vuol dire punteggiare, c'è cioè anche nell'arte, no? Il puntillismo. I suoni vengono usati senza alcun senso e messi come dei puntini, cioè un suono, varie pause, un altro suono, varie pause, sono molto cioè non c'è più il concetto di una melodia che è cantabile, che uno può anche canticchiarsi. Ci sono delle note come delle piccole gocce di pioggia che si sono sparse e non hanno una continuità melodica, ok? Sono le note dei piccoli eventi sonori staccati tra di loro. E poi abbiamo il genere dodecafonico o seriale, che è il più importante, ok? E che io vi spiegherò attraverso l'utilizzo di questo schema che vi ho fatto e che avevamo usato anche per l'impressionismo. Quindi adesso vediamo un attimo altre cose e poi ve lo spiego. Allora, il primo che utilizzò questi nuovi criteri musicali e fondò la seconda scuola di Vienna, che è la scuola relativa all'espressionismo musicale, che è molto legato tra l'altro all'espressionismo pittorico. Infatti,
Questo qua, Arnold Schönberg, era, che questo è il suo ritratto fatto da un altro, da Kokoschka, era anche un pittore e aveva dipinto dei quadri espressionisti simili a quelli di Munch, tanto per intenderci. Allora, Arnold Schönberg distrugge il concetto di tonalità e dà nuova vita al nuovo sistema atonale e dodecafonico. Fonda la cosiddetta seconda scuola di Vienna, della quale fanno parte altri compositori come Anton Webern, di cui vi avevo già fatto sentire un pezzo, non so se ve lo ricordate, quando abbiamo parlato, quando abbiamo dato delle spiegazioni generiche sul Novecento, Alban Berg e questo Arnold Schönberg, insieme ai suoi allievi, fonda la dodecafonia, ok? E praticamente fonde il sistema atonale, dodecafonico e puntillista, tutti assieme, ok? Allora, andiamo a vedere che cos'è la dodecafonia o musica seriale. È la stessa cosa, perché? Adesso ve lo spiego subito. Allora, la base di ogni composizione dodecafonica, allora non è che Schönberg ha fatto tutte composizioni dodecafoniche. All'inizio ha fatto composizioni atonali e poi è passato, siccome la tonalità non aveva delle regole ben precise, era un po' così molto cioè era molto così casuale, diciamo. Allora, Arnold Schönberg ha organizzato delle regole ben precise, okay? Creando quindi la dodecafonia. Dodecafonia deriva da che cosa? Dall'utilizzo della scala cromatica, cioè, intanto, noi partiamo fino a quel momento, diciamo, per le composizioni si partiva dalla scala diatonica. Qual è la scala diatonica? È quella delle sette note, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ok, che è composta da due toni, un semitono, do, re, re, mi, due toni, mi, fa, un semitono, fa, sol, sol, la, la, si, tre toni, si, do, un altro semitono. Questa scala stava alla base di tutta l'armonia fino alla fine dell'Ottocento, tant'è vero che noi abbiamo la scala di do maggiore, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re maggiore, re, mi, fa, diesis, sol, la, si, do, diesis, re, perché si devono sempre creare due toni, un semitono, tre toni, un semitono, eccetera. Dove appunto nella scala di Do, ad esempio, qual era la nota più importante? Il Do, no? Nella scala di Sol, qual era la nota più importante? Il Sol, eccetera. Invece la musica dodecafonica questa scala cromatica la elimina e utilizza questa scala diatonica la elimina e utilizza la scala cromatica. Cos'è la scala cromatica? È la scala fatta da 12 suoni che sono i 12 suoni che noi abbiamo tra tasti bianchi e tasti neri del pianoforte, quindi do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, fa diesis, sol, sol diesis, la diesis, sì. Cioè ognuno di questi suoni è distanziato dall'altro dal semitono, che è la più piccola distanza che noi utilizziamo nel nostro sistema. Ok? Allora, quanti suoni otteniamo? 3, 6, 9, 12 suoni. Ecco qua perché si chiama dodecafonia o anche musica seriale. Perché? Perché questi compositori non utilizzano più le tonalità, ma utilizzano la serie. Che cosa vuol dire? È molto semplice. Non esistono più suoni importanti attorno ai quali gravitino altri suoni della scala meno importanti. Allora, nella scala diatonica, il suono più importante è il Do, poi secondo per secondo abbiamo il Sol, poi abbiamo il Mi, poi abbiamo tutti gli altri, poi il Si, insomma, ogni suono, no, è come una scala gerarchica, dal Re fino al Servo, diciamo, no, in una scala. Alcuni suoni sono più importanti, alcuni meno importanti, alcuni meno importanti, ok? Allora, questa cosa Schönberg la elimina, non esiste nessuna distinzione tra un suono. Diciamo che Schönberg fa una musica, tra virgolette, democratica, perché ogni suono è importante allo stesso modo, non c'è più il concetto di tonica, e cioè
di suono più importante degli altri. E non c'è neanche più la differenza tra accordo dissonante, cioè che suona male stonato, accordo consonante, cioè che suona giusto intonato. Questo lo sentirete subito, perché quando io mi trovo in una musica che è piena di accordi dissonanti, se ce ne metto uno consonante neanche me ne accorgo, perché mi sembra dissonante uguale agli altri, ok? Perché? Perché la consonanza e la dissonanza non è creata dall'accordo in sé, ma è creata dall'accordo legato agli altri accordi che lo seguono o lo precedono, ok? Quindi, creandosi dei diversi legami tra gli accordi, ormai non c'è più né consonante né dissonante, è tutto più o meno livellato, utilizzando i 12 suoni della scala cromatica. Allora, la serie o melodia dodecafonica su base... Allora, che cosa succede? Il compositore, quindi, per scrivere una musica non ha più a disposizione le scale, ok? La scala di Do, la scala di Re, ma ha a disposizione la scala cromatica. Che cosa fa? Prende questi 12 suoni della scala cromatica, li ordina come vuole lui, ok? Diciamo che io ho la possibilità, con queste note qua, di creare questo numero qua, di creare 479 milioni e 3600 possibilità diverse di mettere questi suoni, di mettere questi suoni uno dopo l'altro, ok? Quindi, cosa faccio? Creo la mia serie tra tutte queste possibilità, quindi posso fare questi milioni e milioni di pezzi diversi con serie diverse. Per esempio, una serie potrebbe essere, io ho preso questa serie qua, che ho messo questi 12 suoni, ma li ho disposti in un altro modo, non in fila, ok? Quindi ho fatto sol, si, la diesis, do, mi, re, la, sol, diesis, do, diesis, fa, re, diesis, fa, diesis, ok? Questa è la serie. È la serie dei 12 suoni della scala cromatica, tratta dalla scala cromatica. Cosa vuol dire? Che ho preso i suoni della scala cromatica e li ho messi, li ho disposti come piaceva a me. Allora, la cosa importante che dice Schoenberg è che questa serie è fatta di 12 suoni e nessuno di questi suoni assolutamente deve essere ripetuto. Perché se io ne ripeto uno, gli do più importanza degli altri. Quindi non abbiamo più la regola che i suoni devono essere tutti della stessa importanza. Allora io creo un brano musicale e uno dice, vabbè, come si fa? Si fa questo brano ed è finita lì. No, allora io prendo questa serie che ho inventato e la posso utilizzare. Innanzitutto la posso far partire ogni volta da un suono diverso. Quindi, per esempio, invece di farla partire da Sol, la faccio partire da Si, e il Sol mi va in fondo, no? Cioè, prendo il Sol, lo sposto in fondo, poi prendo il Si, lo sposto in fondo e parto dalla diesis, prendo la diesis, lo sposto in fondo e parto da Do. Ho, in sostanza, dalla mia serie originale, che è questa, si derivano altre 12 serie, mi ritrovo 12 serie, perché ognuna che faccio partire da un suono diverso fino ad arrivare all'ultimo. E trovo dalla mia serie originale 12 serie derivate, ok? Quindi ho già 12 di queste melodie che io posso utilizzare nella mia composizione. Poi cosa dice Schoenberg? Dice, possiamo anche usare la serie retrograda. Cosa vuol dire? Che io la serie la suono dal fondo all'inizio, cioè torno indietro come un gambero, no? Che mi ricorda ancora tanto quelle che erano i musicisti fiamminghi del 400 che, non so se vi ricordate, creavano i canoni enigmatici. Ve l'avevo parlato, chissà se ve lo ricordate. Va bene, utilizzando appunto, andando, prendendo una melodia e tornando e creandone una, utilizzando quella melodia tornandoli indietro, no? Quindi mi viene, infatti Schoenberg ha preso un po' da loro, perché sicuramente si è fatto un po' ispirare da questi musicisti fiamminghi. Allora, prendiamo la nostra serie e facciamo il retrogrado. Quale sarà? Fa diesis, re diesis, fa do diesis, sol diesis, la, re, mi, do, la diesis, si, sol. Però io posso fare anche il retrogrado di ognuna delle 12 serie derivate di prima.
che avevo fatto partire da tutte le altre note. Quindi, se io faccio partire la serie, per esempio, da Si, ottengo una serie derivata retrograda che è Sol, Fa diesis, Re diesis, Fa do diesis, Sol diesis, La, Re, Mi, Do, La diesis, Si. Quindi mi ritrovo altre 12 serie derivate e siamo a 24 serie derivate. Poi dice sempre Schoenberg, posso dalla mia serie originale creare una serie inversa. Che cosa vuol dire inversa? Vuol dire questo. Io parto da Do. No? No, scusate qua. Io parto da Sol. Da Sol salgo a Si. Sol a Si, salgo di una terza o esattamente di 4 semitoni. Sol, Sol, Sol diesis, La e Si. Ok? Allora io cosa faccio? Creo una serie che parto da Sol, ma scendo di 4 semitoni. Quindi scendo Sol, Fa diesis, Fa. Sol, Fa diesis, Fa. Mi. Sol, Mi. Poi dal Mi, il Si scende di 1 qua. Allora dal Mi salgo di 1, Fa. E faccio così per tutta la serie. La stessa cosa la faccio per tutte le serie derivate che erano quelle che partivano, per tutte le serie, quella che parte da Si, quella che parte da Diesis, quella che parte da Do, quella che parte da Mi, quella che parte da Re. E mi ritrovo altre 12 serie derivate, siamo arrivati a 36. Poi posso fare un'altra cosa ancora, l'inverso del retrogrado. Cioè prendo le serie inverse che ho appena trovato facendo questa operazione che vi ho appena descritto e parto dal fondo di ognuna di queste. Risultato che il compositore ha a sua disposizione 48 serie derivate dalla serie originale con le quali può comporre la sua musica. Ok? Non ha più le scale, la scala di Do, Sol, Re, ha la serie con tutte le sue serie derivate. Queste serie derivate le può usare come melodie, ma le può usare anche per creare degli accordi. Ok? E queste regole sono la musica dodecafonica o seriale. Dodecafonica perché usa i 12 suoni della scala cromatica, seriale perché usa la serie, che è quello che vi ho appena spiegato. Si deve evitare la ripetizione di un suono precedente usato fino a che la serie dei 12 suoni. Allora, lui dice, non bisogna ripetere un suono più volte di altri, ma non sempre ripetuti i suoni nella stessa quantità, perché altrimenti un suono diventa più importante degli altri. E una volta fissata la serie, si possono, e le sue derivate, si possono realizzare sia melodie muovendo la serie in modo orizzontale, sia armonia e accordi usando la serie in modo verticale, una nota sopra l'altra. Bene, come vedete è molto complicata la musica dodecafonica e vi assicuro che è anche molto complicata ad ascoltare. Ascoltiamo per esempio questo brano, Allegro dal concerto per violino opera 36 di Arnold Schoenberg. Allora qua, in questo brano Schoenberg usa la dodecafonia, quindi abbiamo uno sconvolgimento totale delle regole grammaticali, la perdita di tutti i punti di riferimento che aiutano a riconoscere una struttura. Questo cosa succede? Questo che cosa fa sì che cosa succeda? Che l'ascoltatore quando ascolta questo brano rimane destabilizzato, gli viene una sorta di angoscia, che è proprio l'angoscia esistenziale degli uomini dell'epoca della prima guerra mondiale, ok? Perché? Perché la dodecafonia è completamente diversa, rivoluzionaria, ok? Infatti non piacque al regime nazista, tanto che venne etichettata come arte degenerata e causò l'allontanamento dalla Germania dei musicisti che vi aderivano. Infatti Schoenberg, che per di più era pure ebreo, nel 1933 fu costretto a scappare e a rifugiarsi negli Stati Uniti. Ok? Ascoltiamolo. Bene, ascoltiamo. Thank you.
Ecco, allora, come vedete, è una musica davvero molto molto difficile da ascoltare e dà comunque ci dà una sensazione di angoscia, ci destabilizza, diciamo, no? Non riusciamo a capire se perché è completamente diversa da tutto quello che siamo stati abituati ad ascoltare fino ad ora. Comunque, veniamo alle soluzioni. Nella prima parte dell'ascolto la musica è eseguita da un violino solista C. L'espressione che secondo te non è adatta per descrivere la musica ascoltata, allora questa domanda sarebbe soggettiva, diciamo, però mi sembra abbastanza evidente che la risposta corretta è espressione di uno stato d'animo sereno, perché questa musica ci fa venire in mente tutto fuorché uno stato d'animo sereno, è pervasa da incertezze e angoscia esistenziale, drammaticamente espressiva e inquieta, è enigmatica e dolorosa. Scusate che mi hanno suonato il citofono. Dicevamo, drammaticamente espressiva e inquieta, è enigmatica, dolorosa e sofferta, ma sicuramente non è uno stato d'animo sereno. Andiamo invece nella risposta 3, dove le risposte sono: nella prima parte dell'ascolto la musica è costituita da suoni isolati, diversi per altezza, intensità e durata, e suoni mediamente corti o cortissimi, quasi punti sonori. E infatti questo è proprio un esempio di puntillismo musicale di cui avevamo parlato, no? Benissimo, allora spero che vi sia chiara la musica dodecafonica, che non è per niente facile. Vi darò comunque questo file in PDF in modo tale che potete scaricarvelo e incollarvelo al quaderno, vi è d'aiuto per lo studio, e ci vediamo per la prossima lezione. Ciao ragazzi!